credo che sugli alternativi insomma non aggiungerei altro. Possiamo abbiamo un'immagine a disposizione, questa cosa un po' colorata, che ci dà un'idea di quelli che sono i campi di applicazione dei vari tipi di compressori. Le scale sono logaritmiche, quindi fate attenzione alle variazioni sia sulle ordinate che sulle ascisse. Allora, vediamo un attimo questi colori. Allora, questo rettangolino nero appunto riguarda il campo di applicazione di questi compressori che abbiamo trattato per ultimi questi stamattina, quindi volumetrici alternativi, quindi portate medio-basse, ma secondo me questo diagramma non rende bene, insomma, cosa appunto, diciamo, quello che sicuramente diciamo, il loro campo di applicazione principale è quello del momento in cui queste portate sono necessarie a livelli di pressione molto molto elevati e appunto rappresentano il loro principale terreno di adozione. All'estremo opposto, la cosa interessante è questo riquadro qui, quindi ci stiamo spostando verso portate molto elevate, okay, e quindi è tipicamente il campo di applicazione dei compressori dinamici assiali di cui abbiamo parlato ieri, con però vedete pressioni mandata piuttosto limitate. Poi in questa grafica troviamo una suddivisione, troviamo questi pallini verdi e quelli rossi. Se li mettiamo insieme, perché è una distinzione, come vi ricordate ieri un attimo ve l'ho accennato, alla chiusura della cassa del compressore centrifugo orizzontale o verticale, detto mano a mano che salgono le pressioni si passa dalle due semicasse chiuse su piani orizzontali a due semicasse chiuse su piani verticali o addirittura praticamente una sorta di cassa unica che si chiude con una sorta di coperchio, i cosiddetti barrel, quindi comunque a cassa verticale ma con questa sorta di coperchio, che sono dei compressori centrifughi per pressioni molto elevate. La cosa interessante appunto è che se mettete insieme, se fate l'unione dei campi rosso e verde, vedete, trovate un risultato interessante, ovvero che il campo di applicazione complessivamente parlando del compressore centrifugo è molto ampio, perché è in grado di soddisfare un intervallo di portate molto ampio e altrettanto per quanto riguarda gli intervalli di pressione, che appunto possono essere mediamente elevate per il compressore di cui parlavamo, cassa aperta orizzontalmente, ma possono arrivare ad alcune centinaia di bar per compressori centrifughi costruiti con questo accorcimento della cassa aperta verticalmente. Okay. E da ultimo rimangono i compressori di cui non c'è molto da discutere dal punto di vista teorico, quindi come ci è capitato in qualche altra occasione ci limiteremo a una piccola descrizione del compressore volumetrico rotativo, che vedete è appunto ha un campo di applicazione abbastanza preciso. Come vedete c'è una certa sovrapposizione con il compressore centrifugo, nel senso che è adatto per portate piccole e medie,
e però chiaramente rispetto al volumetrico alternativo soprattutto ha delle limitazioni molto vistose per quanto riguarda le pressioni di mandata. Quindi questo diagramma ci permette di introdurre quest'ultima tipologia di compressore, cioè compressore volumetrico rotativo, che è, diciamo, che nel momento in cui per portata e per pressioni può essere impiegato, presenta alcuni vantaggi sicuramente rispetto alla macchina alternativa. Presenta numerosi vantaggi. Prima di tutto la scomparsa del moto alternativo semplifica notevolmente per quanto riguarda il discorso delle forze di inerzia, e quindi a cominciare dal basamento su cui bisogna appoggiarlo, per parlare della rumorosità delle vibrazioni, quindi della rumorosità, per non parlare delle velocità di rotazione che possono essere elevate, non dico a piacere ma quasi, perché non ci sono appunto quei limiti derivanti dalle forze di inerzia. È chiaro che se le pressioni lo consentono, diciamo, viene nettamente preferito al compressore volumetrico alternativo. Inoltre la mandata è più regolare, diciamo, presenta molto di meno, assomiglia quasi a una macchina dinamica per regolarità della mandata. E rispetto al compressore centrifugo è molto più semplice ed affidabile come costruzione, e quindi anche per questo, quando è possibile, si fa preferire. Andiamoli un po' a vedere, ce li ho qua. Vantaggi rispetto ad altri tipi di macchine, quando chiaramente portate e pressioni lo consentono. Accoppiamento diretto significa fra motore e compressore, e questo succede spesso, insomma, anche con i compressori centrifughi, nel senso che la velocità di rotazione può essere anche abbastanza sostenuta, elevata, perché appunto non abbiamo il problema delle forze di inerzia, e quindi, diciamo, non c'è bisogno di un variatore di giri fra motore e compressore, e questo sicuramente è un vantaggio. Girando più velocemente anche le portate possono crescere senza aumentare eccessivamente il volume della macchina. Il basamento, come dicevo, queste macchine sono esenti dal problema delle forze di inerzia, e quindi è più semplice. Non hanno valvole, in generale hanno delle luci, poi vedremo qualche immagine, hanno delle luci che sono in comunicazione con l'aspirazione e la mandata,
diciamo, il tutto viene automaticamente gestito dalla fluidodinamica, quindi sono le pressioni in gioco che determinano l'ingresso e l'uscita del fluido, non c'è bisogno di valvole. Non essendoci organi dotati in moto alternativo, come dicevamo, non si inducono vibrazioni e quindi neanche rumorosità. Il fatto che non ci siano le valvole è una semplificazione, quindi anche minore manutenzione. Addirittura in alcuni tipi, non in tutti, si può anche evitare la lubrificazione e quindi ulteriore vantaggio. E l'unico punto a sfavore, bisogna vedere che tipo di fluido si va a trattare, perché entrando in contatto direttamente con le parti essenziali della macchina, se fossero chimicamente aggressivi, potrebbe danneggiare. Come vi dicevo, il concetto è realizzare una variazione di volume. Non è proprio semplicissimo presentarvi, avete capito, perché è appunto realizzare una variazione di volume con lo stantuffo dentro al cilindro è intuitivo e immediato. Con degli organi in moto, in moto è un po' meno. Secondo me l'esempio migliore è l'esempio migliore è questo. Ecco qui, per esempio, vedete questa costruzione, questi sono i due elementi rotanti, questi cosiddetti lobi, vedete, fatti in questo modo, che si accoppiano fra di loro in quest'altro modo, possono essere... ci sono poi vari tipi, nel senso che ognuno può essere trascinato dal proprio albero, oppure l'uno trascina l'altro. È chiaro che se ognuno ha il proprio albero la costruzione è un po' più complicata, però appunto vengono realizzate con le opportune tolleranze non c'è strisciamento e quindi, come dicevo prima, non c'è neanche necessità di lubrificazione. Ok, e appunto qui si vede un po' il concetto che vi dicevo prima. Il concetto è far variare il volume in modo tale da avere volumi che crescono, che si trovano in corrispondenza del lato aspirazione, e quindi, diciamo, qui è tutto aperto, vedete, c'è una luce cosiddetta aperta, quindi non c'è una valvola, ma semplicemente durante il funzionamento, okay, quando il volume in questa zona cresce, la pressione diminuisce e io ho l'aspirazione. Il fluido incomincia a essere intrappolato, racchiuso in un volume decrescente e quindi, diciamo, dopodiché inviato alla nuovamente inviato alla mandata. Questi appunto sono i compressori dove questi organi sono questi rotori con i lobi, cosiddetti compressori RUTS. Ci sono altri dove i rotori appunto sono fatti in questo modo qua, insomma, quindi come vedete delle geometrie un po' particolari, insomma c'è ampio spazio per la fantasia. Il concetto è quello di creare delle variazioni di volume per il fluido mediante organi dotati di moto rotatorio anziché moto alternativo, per tutti quei vantaggi di cui abbiamo visto prima. E nulla, diciamo, questi sono abbastanza usati in campo industriale e poi trovavano, perché oggi sono quasi spariti, una applicazione in campo automobilistico
non mi ricordo se ve ne ho parlato, però sicuramente abbiamo parlato di quella che si chiama sovralimentazione dei motori a combustione interna, cioè inviare l'aria ai cilindri del motore non per aspirazione naturale da parte dei cilindri stessi, ma bensì in pressione proprio grazie all'intervento di un compressore posto sul condotto di aspirazione del motore. Non mi ricordo, forse sì, insomma, il problema è chi fornisce il lavoro a questo compressore. Mi sembra di ricordare che ci sono due possibilità: o il lavoro viene prelevato direttamente dall'albero motore, cioè tramite un organo di trasmissione, una catena, una cinghia, qualunque, io stesso dall'albero motore prelevo quel lavoro che mi serve per azionare il compressore, quindi si parla di sovralimentazione meccanica, mi ricordo che dicemmo questa cosa, oppure in alternativa da un punto di vista energetico sicuramente è più apprezzabile, un po' ne parlammo, un po' lo intuite facilmente, anziché fare questo posso complicare un po' la situazione, sfruttare un residuo di energia che possiedono i gas di scarico quando vengono espulsi dai cilindri, sfruttare quell'energia come energia in ingresso a una turbina, una piccola turbina posta sullo scarico. Il lavoro di espansione che raccoglie la turbina può essere a sua volta trasferito al compressore, pronto per azione. Quindi quel lavoro necessario per la compressione non viene più sottratto al lavoro utile prodotto dal motore, ma viene recuperato dall'energia dei gas di scarico che altrimenti andrebbe persa, più o meno, diciamo, in teoria è così, poi nella pratica qualche perdita c'è comunque. Va bene, e questo è il sistema oggi di gran lunga più diffuso, appunto si chiama sovralimentazione a gas di scarico o turbo sovralimentazione, proprio per la presenza del gruppo turbocompressore, cioè turbina sui gas di scarico, compressore sull'aria che deve alimentare il motore. In quei casi in cui invece si ricorre alla sovralimentazione meccanica, cioè dove il compressore è meccanicamente azionato dall'albero motore, a quel punto mentre i turbo compressori di cui abbiamo parlato un attimo fa sono completamente scollegati dal punto di vista meccanico col motore, il collegamento è solo fluido dinamico, non c'è nessun il gruppo di sovralimentazione del motore, turbine e compressore, turbo compressore, non ha nessun collegamento meccanico con il motore, è solo un collegamento fluido dinamico sull'aria in aspirazione e con i gas di scarico, appunto allo scarico, non c'è assolutamente, assolutamente. Per cui è libero di ruotare questo gruppo alle velocità che predilige, e quindi come tutte le macchine dinamiche, insomma, prediligono e riescono a girare a velocità molto elevate. Ne parlavamo proprio l'altro qualche giorno fa quando vi feci l'esempio dove troviamo i compressori centrifughi con le pale dritte o perfettamente radiali. Sì. Tipicamente un campo di applicazione molto grande è nei gruppi di sovralimentazione dei motori, perché le pale dritte resistono meglio alle sollecitazioni centrifughe rispetto a quelle piegate o all'indietro o in avanti. Chiaro, la piega rappresenta un invito alla rottura, insomma, se la sollecitazione dinamica è molto forte. La pala perfettamente radiale è più robusta, e siccome questi gruppi, come vi stavo dicendo, turbine e compressore di gruppi di sovralimentazione girano a velocità pazzesche rispetto a quelle di un motore o rispetto a quelle di altri
macchine dinamiche che abbiamo visto, cioè parliamo di 100.000 giri al minuto, 150.000, 180.000 giri al minuto. Per un motore arriviamo a 6.000, 7.000, 8.000 giri al minuto, quindi diciamo più di un ordine di grandezza di differenza. E quindi è chiaro che il gruppo di sovralimentazione, della sovralimentazione a gas di scarico, come dicevo prima, deve essere assolutamente svincolato meccanicamente, proprio perché hanno queste velocità di rotazione molto 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 diverse, e appunto sfruttando la fluidodinamica riusciamo a trovare questo risultato favorevole, cioè il gruppo gira alla velocità, il gruppo di sovralimentazione turbina compressore gira alla velocità che è più congeniale, e il motore si fa i fatti suoi, ai suoi regimi di rotazione. Nella sovralimentazione meccanica, viceversa, come abbiamo detto, proprio per costituzione, il compressore trae il suo moto, il lavoro di compressione direttamente dall'albero motore, ci sarà un organo di trasmissione, quindi c'è un collegamento appunto meccanico, quindi le velocità di rotazione del motore e di quel compressore sono assolutamente o le stesse, o se c'è una variazione, ma insomma tramite un collegamento, insomma, ma devono essere assolutamente confrontabili. E quindi a quel punto una macchina dinamica non avrebbe molto senso. Tra l'altro vi ricordo che anche diciamo che il motore resta una macchina volumetrica. E quindi uno dei problemi che gli ingegneri hanno dovuto risolvere quando la sovralimentazione si è andata a diffondere è proprio quello che si chiama l'accoppiamento fra la macchina volumetrica e le macchine dinamiche. Non vi voglio, però sono tutte cose che, importanti, almeno da sentire un attimo, che voglio dire che il modo di lavorare, ormai un po' l'avete acquisita questa familiarità, di una macchina volumetrica è molto diverso da quello di una macchina dinamica. Quindi, che so, la turbina che sta sullo scarico di questi motori vede questa portata in ingresso che gli arriva dai cilindri del motore. I cilindri del motore come gliela mandano questa portata? Con un andamento pulsante intermittente. Perché? Perché il motore così funziona di suo, okay? È volumetrico, e quindi gli manda questa portata a ogni fase di scarico, quindi ogni cilindro gliela manda un giro sì e un giro no. E quindi la macchina dinamica, la turbina, come sapete, quante volte abbiamo discusso che come appena appena ci allontaniamo dalle condizioni di progetto il rendimento crolla. Quindi accoppiare una macchina dinamica con questo andamento pulsante ad una macchina dinamica che ama lavorare appunto nominale è un accoppiamento alquanto difficile, perché con questa portata pulsante, che è chiaro che la povera turbina lavora malissimo, insomma, e quindi ci sono tutta una serie, che no, chiaramente non vi sto a dire in questo momento, di accorgimenti per migliorare proprio quello che si chiama problema di matching, di accoppiamento fra il motore, la macchina volumetrica, e la turbina o il compressore, la stessa cosa sull'aspirazione, che sono appunto di solito macchine, non di solito, sono sempre macchine dinamiche. Okay? Tutti questi problemi, uniti al discorso sulle velocità di rotazione, trovano facilmente risoluzione se io rinuncio alla sovralimentazione col recupero dell'energia dei gas di scarico, quindi dal punto di vista energetico faccio qualcosa di meno efficiente, però con la sovralimentazione cosiddetta meccanica, quindi dove il compressore riceve lavoro direttamente dall'albero motore, sicuramente posso diciamo evitare queste difficoltà di accoppiamento macchina volumetrica macchina dinamica, se a quel punto il compressore, che trascinato dall'albero del motore segue la velocità di rotazione del motore, perché ci devo mettere un compressore dinamico? A quel punto ci metto un compressore volumetrico, così dialoga meglio col motore che è volumetrico, non so se rendo l'idea.
E difatti in quei esempi che oggi sono sempre più rari, perché oggi si dà sempre più importanza all'aspetto energetico del rendimento, ambiente, eccetera, mentre quindi la sovraorientazione a gas di scarico è decisamente molto molto più diffusa rispetto a quella meccanica. Però ci sono ancora degli esempi, insomma, quando appunto l'obiettivo, diciamo, il discorso risparmio energetico, salvaguardia dell'ambiente, eccetera, e passa un attimo in secondo piano, si bada soltanto alla prestazione pura e semplice del motore, il discorso del compressore azionato meccanicamente dall'albero ha il suo motivo, insomma, di essere. Appunto, se mettiamo un attimo da parte tutto il discorso rendimento, consumo specifico di combustibile, emissioni inquinanti, eccetera, insomma, se riusciamo a metterle da parte tutte queste cose che non sono di secondo piano, chiaramente, e si bada solo a prestazioni come coppia e potenza e soprattutto rapidità di risposta nei transitori, no? Quindi grande rapidità di adattarsi alle accelerazioni del motore, diciamo, la sovraorientazione meccanica avrebbe ancora senso. E a quel punto, come vi dicevo, il compressore non conviene più mettere un compressore dinamico, si mette un compressore volumetrico. Un compressore volumetrico chiaramente non alternativo, che da portarsi a bordo sarebbe alquanto scomodo, appunto, bisognerebbe vedere dove andarlo a fissare, smorzare le oscillazioni, le vibrazioni, la rumorosità e tutto il resto. E quindi volumetrico sì, ma rotativo. Il più utilizzato, diciamo, il principe dei compressori utilizzati per la sovraalimentazione meccanica dei motori è il compressore Rutz, dal nome di chi l'ha brevettato. Questo compressore, qui questo, insomma, una piccola parentesi per dirvi dove e come mai, diciamo, sono abbastanza diversi. È chiaro che come caratteristica hanno quello di elaborare portate medio-piccole e soprattutto pressioni di mandata decisamente basse, okay? Cioè, e infatti, insomma, nella sovraalimentazione il rapporto di compressione richiesto a queste macchine è sempre 1 qualche decimale, insomma. Non si arriva neanche a 2 come rapporto di compressione, e quindi, diciamo, questo accoppiamento funziona abbastanza bene. Un'altra macchina volumetrica spesso utilizzata è il cosiddetto compressore a palette, che è fatto in questo modo, cioè abbiamo un tamburo, un rotore con tutto il tamburo intorno, che prevede degli alloggiamenti nei quali sono annegate queste palette di plastica, praticamente molto, molto leggere, che appunto quando il rotore è fermo queste palette sono, vedete, scompaiono qui all'interno del tamburo. Durante la rotazione, per effetto centrifugo, si alzano e si aprono e appunto delimitano questi vani palari, così come più o meno. Questo tamburo viene montato in maniera eccentrica rispetto alla cassa della macchina, come potete vedere, non è esattamente in asse. L'eccentricità è voluta in modo tale proprio da poter realizzare, quindi, diciamo, queste pale, appunto, quando ruotano, chiaramente in questa zona trovano ostacolo nella cassa della macchina e quindi non fuoriescono. Quando, appunto, a causa dell'eccentricità si allontanano dal bordo interno della cassa, vedete, spinte dalla forza centrifuga riescono ad uscire e quindi
mettono a disposizione del fluido un volume sufficientemente ampio. Se le cose si disegnano in maniera tale che appunto in corrispondenza dei volumi crescenti noi abbiamo il condotto di aspirazione, intake aspirazione, e diciamo in questa zona il fluido riesce a trovare una pressione interna più bassa rispetto a quello del condotto di aspirazione, riempie il volume messo a disposizione da questi vani palari, poi continuando la rotazione il volume va a diminuire e quindi il fluido subisce la compressione desiderata. Arrivata alla pressione massima che può raggiungere, in pratica il tutto viene realizzato in maniera tale che da questa parte ci sia la comunicazione con lo scarico, ok? Questo dà un po' un'idea, in comunicazione con lo scarico e quindi il fluido va a raggiungere questa sezione di uscita, questa upper chamber, questa camera di uscita, in modo tale da poter essere poi successivamente inviato all'utilizzatore. E questo è quindi un altro compressore volumetrico rotativo. Questo rispetto al primo tratta portate un po' più basse, ma con incrementi di pressione leggermente più alti, e è molto impiegato insomma in campi industriali dove c'è bisogno di macchine semplici, affidabili e tutto sommato economiche anche nella gestione. Vedete, la cosa che c'è rispetto ai volumetrici alternativi, vabbè, il moto rotatorio, quello è il primo vantaggio, e l'assenza delle valvole è un altro vantaggio non trascurabile. Generalmente anche qui insomma non c'è strisciamento, non c'è necessità di lubrificazione, l'unica cosa appunto, come diciamo in quelle note iniziali, queste palette di plastica insomma sono sensibili, è chiaro insomma se il gas trattato è aggressivo insomma finirebbero per distruggere questo tipo di convenienti. Ok, poi abbiamo visto queste, l'altra cosa sono questi qui cosiddetti a vite madri vite praticamente, che appunto possono, cioè potrebbe essere anche una sola questa, dove appunto il volume varia a seconda dell'accoppiamento fra questo rotore, la vite cosiddetta e la madre vite nella quale trova alloggiamento, oppure appunto ci possono essere ancora una volta due rotori che lavorano in questo modo, questo trattano dei fluidi un po' particolari. Eppure sono abbastanza impiegati. E infine diciamo c'è un ultimo compressore che è uno degli ultimi ad affacciarsi sul mercato, ma che sta avendo sempre più successo proprio per il rapporto semplicità costruttiva prestazioni affidabilità. E noi ne avevamo uno fino a qualche mese fa, poi l'abbiamo dovuto, come si dice, alienare. Eccolo qua, è compressore, si chiama di tipo scroll, che è dove appunto
diciamo sostanzialmente sono due spirali, una fissa e una mobile, tramite la rotazione della una spirale fissa e una spirale orbitante. Tramite appunto la rotazione della spirale orbitante, per come sono fatti, vedete con questi colori forse riuscite a individuare il solito discorso: io devo creare una variazione di volume, devo dare dei volumi ampi al lato aspirazione, e poi lo riduco per effettuare la compressione, e quindi a fine compressione devo trovare la mandata. Forse qui si vede un pochino con l'animazione, questo è il modo di funzionare. Si presenta come lo vede, quella è una macchina reale, è una fotografia di un vero compressore scroll. Come dicevo, noi ce l'avevamo, lo adoperavamo come espansore più invece che come compressore, vabbè. Però sarebbe piaciuto mostrarvelo, anche se chiuso non si vede granché, però da qualche mese non ce l'abbiamo più. Questi, come dicevo, sono nati qualche decennio fa, si sono affermati anche questi, adesso che mi ricordo, in campo autotrazione, più che altro sulle motociclette. Vabbè, noi non ne abbiamo mai parlato, abbiamo volutamente saltato l'argomento. Qualcuno di voi più appassionato di moto forse lo sa, ma diciamo sulle moto alcuni anni fa, prima insomma di questa attenzione forte per il discorso emissioni inquinanti, era la motocicletta era il tipico campo di applicazione di quella famiglia di motori che noi non abbiamo studiato, vi ricordate, ve l'ho detto proprio, il tempo è poco, facciamo una scelta, non parliamo dei motori a due tempi, vi ricordate? Quindi se ormai trovano pochissima applicazione, salvo diciamo degli enormi motori a due tempi diesel impiegati per la propulsione delle grandi navi per trasporto container, petroliere e similari. Oppure appunto i motori a due tempi tipicamente erano piccoli, molto veloci come velocità di rotazione, e tipicamente equipaggiavano motociclette fuori bordo, i piccoli fuori bordo. Perché questo lo possiamo, anche se siamo fuori argomento, però possiamo ribadirlo, è importante, interessante ribadirlo: il motore a due tempi in teoria realizza un ciclo di funzionamento in un solo, non in teoria, scusate, realizza un ciclo di funzionamento in un solo giro dell'albero motore, il che significa dire che in un certo intervallo di tempo, un minuto, un secondo, un'ora, quello che preferite, realizza il doppio dei cicli di funzionamento di un motore a quattro tempi. Quindi a parità di velocità, a parità di cilindrata, teoricamente, stavolta ci vuole l'avverbio, teoricamente la potenza sarebbe doppia, ok? Praticamente non è doppia, ma quasi, insomma, poco, il che significa appunto che al contrario una certa potenza desiderata con un motore a quattro tempi io la ottengo con una certa cilindrata, e la stessa potenza la posso ottenere in un motore a due tempi da un motore di cilindrata alla metà, se facciamo passare il discorso teorico di prima. E quindi è chiaro che dov'è che interessa, dov'è che è importante questo discorso, avere una certa potenza da un motore più piccolo, più compatto, più leggero, proprio su una motocicletta, dove tipicamente insomma sarebbe un po' complicato alloggiare motori di 2000-3000 centimetri cubici, eccetera. Altrettanto per i fuoribordo, per le piccole imbarcazioni, insomma, se mi bastano 20-30 cavalli è molto più pratico un motore di 300-400 centimetri cubici, che pesa 25, 30, 35 kg,
me lo posso portare materialmente io da solo, lo prendo, lo porto, lo monto sulla barca. Se 30 cavalli li devo fare con un 4 cilindri, ho bisogno di un motore di cilindrata 800-900, okay, che pesa 50-60 kg, non so se rendo l'idea, e quindi quello tipicamente è il campo di applicazione. E quindi diciamo, ecco perché i motori due tempi in autotrazione, appunto motociclette, fuoribordo eccetera, avevano un certo mercato. Oggi se ne vedono pochissimi in giro perché un problema di fondo è appunto il rispetto delle normative sulle emissioni, senza entrare nei dettagli che in questo momento assolutamente sarebbero fuori luogo. Il problema principale è quello, grosse difficoltà a rispettare le normative in tema di emissioni inquinanti. Che c'entra tutto questo con questo giocattolo? Che c'entra nel momento in cui appunto noi, ripeto, non ne abbiamo parlato, però il motore a due tempi sostanzialmente, cerco di dirvelo in maniera molto molto sintetica, come faceva, penso che vi siate posti, no? La domanda dice: com'è che il motore a due tempi riesce a fare un ciclo in un solo giro e il motore a quattro tempi invece lo fa in due giri, che fa un miracolo, che c'ha una bacchetta magica. Al di là di appunto di certi dettagli proprio sulla termodinamica, cioè, insomma ogni fase praticamente veniva divisa in due, cioè il motore faceva mezza corsa per aspirare e un'altra mezza corsa già andava a comprimere, mezza corsa faceva la combustione, un'altra mezza corsa già faceva mezza corsa faceva già l'espansione, l'altra metà corsa già faceva uno scarico. In tutto questo c'era un problema che appunto durante l'aspirazione non c'era materialmente la depressione necessaria per richiamare la carica, proprio per il suo modo di funzionare. Quindi sostanzialmente, senza entrare nei dettagli, lo sto dicendo molto così, ma diciamo, fondamentalmente il motore a due tempi non era in grado di creare la necessaria depressione all'interno del cilindro rispetto al condotto di aspirazione, quindi l'aria o la miscela aria e benzina come faceva ad entrare? Qualcuno ce la doveva spingere, un po' come una sovralimentazione, però non con lo scopo della sovralimentazione, ma con lo scopo semplicemente di sopperire alla carenza di depressione all'interno del cilindro. Quindi il motore a due tempi, salvo piccolissimi altri esempi dove si faceva una cosa un po' diversa, tipo il motore della Vespa tanti anni fa, diciamo, in generale il motore a due tempi aveva bisogno di un compressore non per sovralimentarlo, ma per alimentarlo, proprio per farlo funzionare, per mandargli l'aria o la miscela aria-benzina. E chiaramente questo compressore doveva mandare piccole portate con piccolissimi incrementi di pressione, perché appunto lo scopo non era una sovralimentazione, era solo riuscire a dargli quel tanto di pressione in più per vincere le perdite di carico nel condotto di aspirazione e riempire il cilindro. Però contemporaneamente questo compressore doveva avere la caratteristica, visto il discorso che abbiamo fatto prima sul pregio del motore a due tempi, cioè le dimensioni compatte in relazione alla potenza sviluppata, è chiaro che poi non potevo accoppiarci un compressore enorme vicino a un motore. Insomma, il compressore che doveva fare questa operazione, che si chiama di lavaggio, in gergo si chiama così, l'aspirazione del motore a due tempi si chiama lavaggio. Vabbè, ci perdiamo in troppi discorsi. Diciamo, questo compressore di lavaggio doveva appunto avere la caratteristica di essere sostanzialmente piccolo, affidabile, girare a velocità elevate perché veniva trascinato chiaramente direttamente dall'albero del motore, e appunto alcuni decenni fa queste caratteristiche ce l'aveva proprio questo giocattolo che vedete qui. Il compressore Scroll si affermò proprio quando negli anni 60-70 c'era un po' un boom di queste
motociclette con motori a due tempi e questo compressore che serviva al funzionamento, letteralmente al funzionamento a corredo del motore, erano compressori di solito sempre di tipo volumetrico, non obbligatoriamente questi, ma fra i più usati dai vari costruttori, molti costruttori davano la preferenza a questo. Diciamo, per una motocicletta di 2,50, 3,50 centimetri cubici, insomma, questi compressori erano grandi così. Non so se rendo l'idea, insomma, erano degli aggeggini che insomma lo si teneva nel pugno di una mano e quindi perfettamente si accoppiavano al discorso del contenimento delle dimensioni in relazione alla potenza sviluppata. Ok, più o meno siamo arrivati, ci sono anche altri esempi, eccetera, ma insomma grosso modo credo che ci siamo capiti e avete anche capito la mia logica nel presentarvi queste cose. Insomma, nel momento in cui dobbiamo solo descrivere senza applicarci alla teoria, preferisco non addentrarmi troppo. Credo che più o meno le idee le abbiamo un po' date su queste tipologie di macchine. E per fortuna, una volta tanto, ci troviamo in pieno con l'orario, la settimana, eccetera. Diciamo che chiudiamo l'argomento macchine operatrici fluidi comprimibili, quindi compressori, che abbiamo visti tutti, i dinamici e i volumetrici. Nelle prossime due settimane ci dedichiamo alle operatrici che elaborano gli incomprimibili, cioè le pompe. Gli diamo lo spazio, come dicevo prima, che secondo me per un ingegnere meccanico, insomma, prima che poi approfondisca in ulteriori discipline le proprie conoscenze, certe basi insomma su queste macchine sono assolutamente utili, termini utili. Va bene.